buona Epifania a tutti, a tutte le befane foggiane. A tutte le befane foggiane, buone Epifanie. Le nostre foggiane sono le più belle. Foggia calcio. Allora, una partita che è una difesa che ha fatto un po' di breccia. Comunque, 38 punti in 15 partite. Penso che questi ragazzi possano andare a testa alta. Ancora una volta il nostro capitano incisivo, portando il pareggio e portandoci il punto in casa. Giocare in 11 ci vogliono dei miracoli, e noi i miracoli è un po' difficile, però il 10 a noi ci porta fortuna, perché le partite vanno a finire sempre bene, non male, per il Foggia: o pareggio o vince. Con il Fasano è la nostra bestia nera, purtroppo è diventata la bestia nera. Il Fasano non è che sa grande squadra, sa squadra che è, però con noi è un po' fortunato. Io penso, insomma, a prescindere da tanti errori che insomma abbiamo fatto, però non è che il Fasano ha giocato proprio alla grande, cioè il Fasano nei 90 minuti ha fatto solo 20-25 minuti, il resto era morto il Fasano. Noi diciamo che se eravamo in 11 tutte 90 minuti e tenevamo dei giocatori, degli attaccanti un po' di esperienza, il Fasano lo salutavamo proprio. Diciamo che a noi ci manca degli attaccanti un po' più esperti. Diciamo che questi nuovi arrivi non è che si sono messi tanto in mostra, più in negativo che non in positivo. Però bene o male, insomma, il Foggia, questi ragazzi hanno giocato, la difesa ha dato troppo spazio, ha fatto tanti errori. Purtroppo quando giochi tutti in attacco e alta, capita che insomma il giocatore del Fasano, Diaz, se non mi sbaglio, ci ha punito due volte, che abbiamo dato un po' di spazio. Se no, oltre a quei due gol, il Fasano non c'era proprio, cioè non è che è sta grande squadra. Noi abbiamo fatto tanti errori, sì, è vero, abbiamo sbagliato tanto, però insomma alla fine Foggia calcio, 38 punti, 15 partite, siamo due sotto al Bitondo. Il Bitondo assomiglio che lo stanno un po' incanalando, un po' aiutando. Diciamo che troppe espulsioni, cioè secondo me questi giocatori che si fanno troppo avere il cartellino rosso, la società si dovrebbe un po' far sentire, essere un po' più rigida, tenere più in mano il bastone a questi qua che si fanno troppo espellere, e noi ne paghiamo le conseguenze. Dovrebbe mettere un po', dovrebbe essere un po' incisivi, un po' punirli con una bella ammenda economicamente, che questi poi dopo non sbagliano. Si dovrebbe un po' far sentire la società. Però tutto sommato un bel Foggia, un Foggia che insomma niente da dire, per me è stato un bel Foggia, sinceramente molto buono, un grandissimo Foggia. Secondo me ha giocato bene, i sbagli ci sono, perché alla fine sono sempre ragazzi, però tutto sommato insomma niente male, insomma niente male. Qualcuno dice che forse il Foggia, se gioca così, non andremo in C, non andremo in Serie C, rimarremo di nuovo un altro anno in Serie D. Io non penso. Sì,
è vero che a noi ci manca ci manca qualche centrocampista di esperienza. Quelle che abbiamo sì sono buoni, però di esperienza è un'altra cosa. È qualche attaccante di esperienza che ci fa gol. Però aspettiamo, insomma, siamo all'anno nuovo, un pareggio è andato bene in 10. Aspettiamo qualche partita ancora, che si cominciano a entrare nell'atmosfera. E vediamo un po' cosa succede, specialmente i nuovi arrivati. Dai, diamoci un po' di spazio. Un po' di spazio. Io penso che noi la C andiamo. Rispetto agli altri che sono negativi, io penso la C. E ricordatevi, c'è sempre un capitano, gentile, lui è gentile. Entra e segna. Buona giornata a tutti.